Allora, la seconda edizione vi carica di responsabilità, perché non c'è una conduttrice, non c'è una conduzione, sarete voi conduttori. Sì. Com'è stata questa novità? Ma, dai, ci siamo buttati, alla fine ci siamo resi conto, insomma, non per togliere nulla a nessuno, però siamo riusciti a, non dico a fare una buona conduzione, però simpatica. Seguiteci. Abbiamo fatto il nostro lavoro, dunque giudicare, essere critici sui dolci, e quello penso che ci venga bene, lo facciamo con passione e con grande professionalità. Manca forse la parte femminile che portava senza ombra di dubbio Caterina Balivo. Noi eravamo e siamo rimasti giudici, e quindi il nostro intento rimane sempre lo stesso, di identificare il migliore e di fare in modo che di fatti sia colui che emerga dopo comunque una gara avvincente e sicuramente molto impegnativa, non solo per una questione di competenze, ma anche fisicamente impegnativa, emotivamente impegnativa, quindi vince il migliore a tutto tondo. E dal vostro punto di vista televisivo, l'anno scorso era la vostra prima esperienza, questa volta è la seconda, ci sono state variazioni, come è stato anche quest'anno di notorietà, di esperienza televisiva? Ma passa quello che emerge, che passa il messaggio della qualità, e per fare pasticceria di qualità bisogna avere proprio questo approccio, no? Anche nella vita privata, nella vita sociale, nella vita lavorativa di conseguenza. E quindi quello che sta emergendo è la precisione, la coerenza tra il pensiero, il metodo e l'azione, no? Quello che sta emergendo anche rispetto ai finalisti, a coloro che fanno via via sempre più strada nel programma. Ma dunque, abbiamo dato tanto, come dicevo prima, abbiamo anche ricevuto, abbiamo fatto quello che sappiamo far meglio, cioè il pasticcere con la P maiuscola, abbiamo cercato in tutti i modi di trasmetterlo, ci siamo riusciti, perché ne vedrete delle belle sicuramente, e poi insomma siamo contenti. Ma diciamo che l'anno scorso abbiamo rotto il ghiaccio, quest'anno abbiamo imparato a nuotare in un mare che è la televisione. Abbiamo sicuramente portato qualcosa di nuovo, concetti nuovi sulla pasticceria, ma non solo, perché l'umanità che viene fuori in questa trasmissione è qualcosa di straordinario. Che fine ha fatto il vincitore della prima edizione? Beh, il vincitore della prima edizione ha due suoi locali a Barletta, sta facendo un buonissimo lavoro a livello di pasticceria italiana e nell'Accademia dei Maestri Pasticceri, è sicuramente un giovane di cui ne sentiremo ancora parlare. Qual è stato? Mi sento di dire che ha mantenuto l'atteggiamento del vincente, cioè l'atteggiamento umile della persona che, nonostante i successi del passato, decide ogni giorno di rimettersi in gioco, no? E quindi devo dire che Antonio D'Aloisio mantiene questo atteggiamento che lo ha portato alla vittoria, e credo che in futuro farà ancora molto parlare di sé. E vuol dire anche che abbiamo fatto un buon lavoro, perché se abbiamo visto in lui qualcosa di positivo, era quello che meritava. Era quello che meritava. Sì. E quest'anno vedremo, l'anno scorso non abbiamo visto, abbiamo visto una cattiveria, ma non abbiamo visto scenate, torte in aria. Quest'anno cambierà qualcosa, o è un vostro atteggiamento, una vostra scelta quella di essere sì severi, ma con dei limiti, insomma? La pasticceria non ha bisogno di frustare le persone si frustano da sole e capiscono quando le cose non vanno, quindi non è necessario. Poi la pasticceria è il rispetto dell'altro, e alcune scene non piacciono a nessuno di noi. Certo che siamo dei giudici esigenti, e che come un cliente, il cliente di tutti i giorni, abbiamo un'aspettativa, e noi una responsabilità, perché non vogliamo prendere in giro nessuno. E quindi sì, è un bel programma, a noi è piaciuto molto.
specificavi la pasticceria, perché invece la cucina ha bisogno di maniere forti, o è la stessa cosa? La cucina ha dei tempi diversi, la cucina è molta preparazione prima, poi c'è il momento del servizio che porta inevitabilmente ad avere anche dei ritmi diversi. La pasticceria non ha gli stessi ritmi e quindi permette di ragionare, di mantenere un livello emotivo forse più razionale. Quello che tengo a sottolineare un attimo è che la pasticceria e soprattutto la vita di laboratorio, il regime è abbastanza militare, dunque ci sono i capi pasticceri o i titolari d'azienda che hanno dei collaboratori che devono rispettare le regole, devono seguire le procedure di realizzazione e soprattutto la coesione di squadra, il rispetto, quello che questi ragazzi hanno fatto, perché sono diventati veramente tutti grandi amici. Ovviamente vince uno, ma questo non vuol dire che poi nella vita non ci si può rincontrare e collaborare. Aggiungo un'ultima cosa, che frustrare o dare delle brutte parole a delle persone, insultare, ecco, parlo per me ma parlo anche per noi tre, perché parliamo sempre al plurale, non è il modo nostro di insegnare, di trasmettere, perché è lo stesso esempio che facevo prima: se un bambino sbaglia a fare qualcosa e gli diciamo che non va fatto così, il bambino sicuramente ci chiederà perché. Siccome oggi viviamo in un mondo tutto di fretta, veloce, nessuno ha tempo di spiegare, verrà detto perché non va fatto così. Noi ci teniamo a dire che quando ci arrabbiamo, soprattutto io per arrabbiarmi, insomma ce ne vuole tanto, però mi arrabbio quando le cose vengono fatte con superficialità, quando non c'è una base, allora dico perché non hai usato un altro ingrediente, ma non lo conosco, allora non usarlo. Ecco, questo per noi è importante, etica professionale. Per concludere, qual è la puntata che ci consigliate di guardare? Tutte, assolutamente, dalla prima all'ultima. È un filo conduttore. È un filo, esatto, è una catena che inizia da con un'escalation veramente interessante, con delle emozioni. Anch'io una volta un po' qualche lacrimuccia l'ho tirata fuori, poi se la monteranno non lo so, però perché poi ci affezioniamo anche a questi ragazzi, perché anche noi siamo umani, non è che sotto questa giacca qui non c'è un cuore, anzi. Perciò sembrava quasi che era impossibile che un giudice si emozionasse a guardare magari un'uscita o insomma, una bacchettata. Diciamo. 40 giorni insieme, vivere spalla a spalla la vita da laboratorio e comunque le preparazioni per queste prove, un po' di amicizia con i concorrenti viene fuori. Siamo umani, ci leghiamo alle persone e soprattutto ci piace dire che siamo persone comuni che hanno un cuore.